Buongiorno a tutti. Buongiorno. Comincerei. Ciao Mauro, ciao Luca. Buongiorno. E benvenuto chiaramente ai nostri partecipanti ascoltatori dal vivo. Questo è un webinar genuino, quindi è il bello della diretta. Io faccio una brevissima introduzione. Benvenuti quindi a questo Vendo Speech che si tiene all'interno ormai dei famosi Online Days, questa grande fiera che continuerà fino alla fine dell'anno. Che cosa sono i Vendor Speech? I Vendor Speech sono degli interventi che abbiamo chiesto di fare ai nostri sponsor, sia sulle loro soluzioni, ma soprattutto su temi che riteniamo utili per tutta la community IBM AI o AS400. Della nostro ecosistema. Oggi abbiamo come ospiti gli amici di Nordest Servizi, che è un partner, un particolare, insomma, sponsor di FA400. Perché è particolare? Perché Nordest Servizi è sempre attenta ai temi della sicurezza e anche ad altri temi, ma sia dal punto di vista consulenziale e non soltanto di soluzioni di prodotto. Ma dopo lascio a loro la presentazione del loro gruppo. Quindi passerò la parola a Mauro Sarzi e a Luca Quassin, non prima di dirvi che potete fare le vostre domande in chat. La sessione verrà comunque registrata e sarà quindi resa disponibile, fruibile, on demand all'interno della fiera. Stiamo preparando una grande sala, anzi due sale webinar, dove potete poi accomodarvi a vedere tutti i webinar on demand, e poi potete andare chiaramente al loro stand, che è lo stand B13, per fare tutti gli approfondimenti del caso. Quindi io passerei la parola a Marco e poi scusate, a Mauro e dopo a Luca. Ringrazio fin d'ora perché presenteranno un prodotto che ci tengo a dire è completamente italiano. Quindi in questo periodo credo che sia molto importante dare evidenza di questo fatto che ci sono dei laboratori, ci sono degli sviluppatori in Italia che creano delle soluzioni chiaramente vicine alla nostra realtà di aziende italiane. Quindi io passerei la parola a voi, benvenuti e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie Guglielmo, buongiorno a tutti, ben arrivati a chi è in diretta e a chi vedrà questo webinar poi in modalità registrata. E grazie, come dicevo Guglielmo, per l'opportunità, per aver creduto in un nuovo strumento, in un nuovo modo di fare comunicazione, di fare diffusione di contenuti e di cultura. Io farò una breve piccola introduzione su chi è Nordest Servizi prima di lasciare la parola a Luca Quassin, che è il nostro specialista per quanto riguarda la soluzione che andremo a presentarvi oggi. Chi è Nordest Servizi? Nordest Servizi è un'azienda che si occupa di fornire soluzioni IT, soluzioni calibrate e misurate in base alle reali necessità del cliente, quindi sia soluzioni sia servizi di gestione del data center. In nello specifico, cosa proponiamo? Proponiamo soluzioni che riguardano la sicurezza, perché riteniamo che la sicurezza sia un ambito molto importante, soprattutto ai giorni d'oggi, in cui anche le modalità di lavoro diverse, come lo smart working, aprono nuove possibilità di collegamento e quindi anche nuove possibilità, nuove opportunità a chi vuole, diciamo, fare azioni non proprio legali o non proprio etiche. Le soluzioni di sicurezza, sia per quanto riguarda, diciamo, il perimetro esterno dell'azienda, sia per quanto riguarda la parte interna, quindi dal firewall all'intelligenza artificiale, tutto quello che serve per elevare proprio il livello di sicurezza, far sì che possiamo dormire dei sonni un po' più tranquilli. Soluzioni per il data center, quindi come gestire, ottimizzare quello che è il data center che io ho all'interno dell'azienda con infrastrutture, piattaforme, hardware e software che possono essere più vicine alle mie necessità di business. All'interno di queste c'è anche la soluzione che vedremo oggi, quindi Duplo TSA. Poi abbiamo anche soluzioni per quanto riguarda la parte servizi, quindi diciamo come gestire il data center. Anche qua calibriamo in base alle necessità quello che il cliente vuole delegare all'esterno, che non vuole più fare, diciamo, in maniera diretta, ma che affida a noi. Noi ovviamente abbiamo
questa missione, quella di erogare servizi di alta qualità e di alto profilo che seguono il modello ITIL, che è quello che ci siamo dati come direttiva interna nostra, proprio per far sì che quello che offriamo risponda a degli requisiti precisi e misurabili. All'interno di questo c'è anche tutto quello che riguarda la soluzione data center, quindi servizi in cloud, disaster recovery, alta affidabilità e così via. E come lo facciamo? Beh, lo facciamo come gruppo, perché uno dei servizi fa parte di un gruppo, gruppo Eurosystem, che è composto dalle società che vedete lì sotto, quindi Eurosystem, Nordest Servizi, Estecom, SD Team, SQB. Queste aziende si sono integrate, si sono unite per ampliare la gamma d'offerta, per riuscire ad affrontare meglio il mercato e quindi elevare il livello di prodotti e di servizi che offre alla sua clientela. Ovviamente siamo in un mercato in grande evoluzione, in grande fermento, quindi è importante rimanere al passo, è importante attrezzarsi per affrontare meglio le sfide che verranno. Come lo facciamo? Beh, lo facciamo attraverso le sedi aziendali che sono presenti sul nostro territorio. Come vedete è il centro nord Italia e quindi anche territorialmente siamo ben sviluppati, ben diffusi. Treviso, Bergamo, Bologna, Ferrara, Firenze, Udine e Verona sono le nostre sedi. Ovviamente non ci limitiamo a queste regioni perché abbiamo clienti anche in Sicilia, per dire, quindi ovviamente con le moderne tecnologie ci permettono di superare questi limiti. Siamo un gruppo di più di 150 persone, quindi come dire, una realtà strutturata che può seguire in maniera opportuna i clienti. E, bene, io direi che posso passare la parola a Luca, che vi darà le indicazioni, le informazioni sulla nostra soluzione. E, come diceva Guglielmo, è una soluzione interamente italiana. E ricollegandomi a quello che diceva Madonna, Italians do it better, forse è il caso di ascoltare cosa fa il nostro prodotto. Ok. Grazie Mauro, mi presento, sono Luca Quassini, referente per il prodotto Duplo TSA per Nordest Servizi. E giustamente, come accennava Mauro, Nordest Servizi è molto attenta alla sicurezza in tutti i suoi aspetti e, essendo il mercato ancora molto denso di server, di iSeries o i classici S400, ha pensato di sviluppare e proporre ai propri clienti questa soluzione per mettere in sicurezza anche queste macchine che tuttora mandano avanti aziende con un sacco di utenti e con un sacco di processi. La soluzione per cui è una soluzione di DR, di Disaster Recovery ed alta affidabilità per sistemi iSeries. È abbastanza intuitivo capire perché serve un sistema di questo tipo in un'azienda. Oltre al fatto che i dati ormai sono diventati la cosa più preziosa che un'azienda può possedere, anche la disponibilità dei propri sistemi è diventata importantissima. Mentre anni fa mi ricordo che le macchine dopo il backup si spegnevano e la notte stavano chiuse, adesso ormai ci sono tantissime aziende che lavorano 24x7 e soprattutto con i siti internet B2B, B2C, che sono chiaramente sempre aperti, e se si appoggiano a un gestionale, a un ERP, a un S400, a un database, c'è bisogno che la macchina lavori costantemente senza né spegnersi e neanche senza perdere informazioni. Per cui diciamo questo sistema ci serve per fronteggiare eventuali anomalie e guasti che possono capitare, eventi catastrofici che si spera non succedano, però basta un'alluvione come è successo in Emilia per tagliare fuori un sacco di aziende, azioni malevoli o errori dagli utenti. E poi anche da considerare che gli utenti S400 sono privilegiati in quanto la macchina è sicuramente una macchina, un ambiente molto sicuro, però capita che anche il Power System o l'iSeries o l'S400 si fermi ogni tanto, quindi sì. Non è da considerare. Ma banalmente anche il fatto di fare dei backup di 2 ore su una macchina che lavora 24x7 può diventare un problema. Per cui
duplo TSA consente anche di avere comunque una replica dei dati, anche senza dover sfruttare l'alta affidabilità, ma consente di avere i dati replicati e in sicurezza su un'altra macchina, quando invece magari per fare un backup su un nastro o un backup tradizionale c'è bisogno di fermare dei servizi o dei processi che invece devono girare 24 ore su 24. Per cui diciamo uno dei motivi è minimizzare il fermo utente, chiaramente ripristinando la normalità operativa e con la massima salvaguardia ai dati. Il prodotto è stato sviluppato specificatamente per iSeries, per cui parliamo esclusivamente del classico S400, è stato ottimizzato su questa piattaforma sfruttando le potenzialità già intrinseche del sistema operativo e i classici dogmi dell'IBM, tipo il giornale remoto. È stato pensato per far sì che la maggior parte del carico e delle risorse vengano utilizzate sulla macchina target, cioè sulla macchina che riceverà gli aggiornamenti. Questo per evitare un eccessivo carico sulla macchina di produzione o source e utilizzare invece le risorse disponibili della macchina target, che tendenzialmente può essere utilizzata, ma di solito è una macchina che non viene utilizzata e viene mantenuta per avere la copia dei dati. C'è la possibilità di decidere in maniera, dopo lo vedremo, in maniera specifica che tipi di oggetti replicare, e c'è la possibilità all'interno di questi oggetti di creare degli ambienti per poter segmentare la replica. Questo può essere interessante soprattutto quando ci si trova davanti a dei sistemi che hanno diversi ambienti e con esigenze diverse. Per esempio, io potrei decidere di replicare solamente la parte contabile del mio applicativo e di non replicare la parte logistica perché non mi interessa o ho altre necessità. Una cosa interessante è che posso avere anche, partendo da una macchina source, posso avere più di una macchina target, per cui potrei avere, sempre facendo questo esempio, la parte contabile amministrativa su una macchina target e la parte logistica su un'altra macchina, per cui riesco in questo modo a gestire tutte le possibili richieste del cliente, perché sappiamo che ogni cliente è diverso, ogni cliente soprattutto su AS400 magari mantiene degli ambienti vecchi di molti anni che probabilmente non necessitano di una replica immediata, e per cui è possibile configurare il tutto secondo le esigenze del cliente. Questi sono i punti di forza che possiamo elencare, come la flessibilità, l'allineamento dei dati, sicurezza, le elevate prestazioni, appunto perché il prodotto ha delle prestazioni elevatissime. Chiaramente dipende molto da dove si trova la macchina target. Se la macchina target è nella stessa rete locale, diciamo che la sincronizzazione è pressoché immediata. Se la macchina target viene messa all'esterno in un data center, a quel punto è importante che la connettività supporti un certo volume di traffico per garantire le prestazioni. L'utilizzo è molto semplice, tendenzialmente non servirebbe neanche fare configurazioni particolarmente complicate, l'installazione si occupa di attivare tutto quello che serve, giornali remoti, giornali di audit e tutti gli oggetti e i processi del sistema operativo che servono per mettere in comunicazione le due macchine, le due o più macchine. Per cui, scusate che ho un... con questo disegno, in maniera molto semplice, capiamo che dalla macchina principale
possiamo scegliere l'intero database oppure dei segmenti del database e lo spostiamo su un sito secondario denominato target, e come dicevo prima potrebbero esserci anche più di uno, e di tutto questo si occupa il prodotto, perché dalla macchina sorgente è in grado di controllare direttamente la macchina target una volta che è installata. Una domanda, Luca, la macchina o le macchine target possono avere anche una versione di sistema operativo inferiore rispetto alla macchina principale, alla macchina diciamo, di produzione? Allora, il minimo per il prodotto in entrambe le macchine è la versione 5.4. Poi l'importante è che non ci siano più di due versioni di sistema operativo di differenza, per cui se io ho la 7.3 posso arrivare alla 7.1, se io ho la versione 7.1 posso arrivare alla 5.4 e via così, per cui due salti di sistema operativo. Ok, per cui praticamente qui possiamo pensare alla modalità di backup, cioè copia dei dati in tempo reale sempre disponibile. Ogni tabella, parlando di dati, ogni tabella, ogni record, ogni carattere che viene modificato sulle tabelle del database, sulla macchina source che sono state messe sotto replica, viene immediatamente spostata e aggiornata sulla macchina target. È possibile, oltre ai dati, replicare anche altri oggetti quali aree dati, code di dati, spool di stampa, IFS, eccetera. Questo è praticamente quello che sto dicendo, cioè ogni variazione che viene fatta su tabelle oggetti sotto replica viene immediatamente catturata e spostata sul sistema target e praticamente mi garantisce l'immediato allineamento dei dati tra i due sistemi. E chiaramente il primo step è quello della replica dei dati, modello tra virgolette backup. Chiaramente la cosa più interessante è quando iniziamo a parlare di alta disponibilità o alta affidabilità, il che significa che il sistema prevede, oltre che di avere due macchine allineate, ma prevede anche di poter far sì che la macchina target, nel momento in cui qualche evento rende non disponibile la macchina principale, le può far assumere il ruolo di macchina principale. Per cui con le procedure di switch è possibile lavorare sulla macchina secondaria e dopo avere i dati allineati sulla macchina principale. Questi sono praticamente lo schema degli oggetti e dei dati che è possibile replicare, per cui praticamente tutto, ci sono anche gli utenti, chiaramente oggetti stampanti, eccetera, gli spool, tutto quello che c'è nell'IFS. Una volta l'IFS era quasi sempre vuoto, adesso l'IFS, proprio per la comunicazione che l'S400 è in grado di fare con tutta una serie di sistemi interni ed esterni, invece acquisisce una grande importanza e ultimamente ho visto degli FS stracarichi di dati e tendenzialmente forse, non dico che siano più importanti delle tabelle principali, ma comunque contengono un sacco di dati che vanno assolutamente salvaguardati e replicati. Ok, questo adesso nel dettaglio, appunto, il prodotto nasce con un prodotto base che è il modulo dati, e questo modulo è il minimo che un utente può installare sul proprio AS ed è quello che garantisce la sincronizzazione di file, data area e data queue. Dopo ci sono dei moduli
che sono opzionali, per cui si possono installare e non attivare, oppure neanche installare, uno decide, sono delle, il prodotto si installa come un programma di licenza, per cui permette, chiede che cosa si vuole installare, il base e il modulo dati. Abbiamo il modulo degli oggetti, il modulo, come ho detto, dell'IFS, il DLO, e poi gli spool e il modulo di sistema, per cui abbiamo anche praticamente la replica di tutte le schedulazioni, profili utente, eccetera. Allora, la parte interessante, oltre appunto, come dicevo, il fatto di avere due ambienti sempre allineati, è che nel caso di un evento che non renda disponibile la macchina principale, partono dei programmi di switch che consentono la modifica e la possibilità di fruire da parte degli utenti della macchina secondaria come fosse la macchina principale. E il sistema riceve tutte le modifiche del caso nel periodo in cui gli utenti lavorano sulla macchina secondaria, e quando torna disponibile la macchina principale sincronizza all'indietro dati, oggetti che eventualmente sono stati creati, eccetera. Questa possibilità è possibile configurarla oppure anche attivarla manualmente. C'è la possibilità di agganciare, siccome tutti i sistemi sono diversi, tutti i sistemi possono avere dei processi che partono all'inizio, che fanno alcune cose, che attivano dei servizi, allora c'è la possibilità di creare dei CL con delle funzioni che attivano o disattivano alcuni processi in maniera che l'utente non debba fare assolutamente niente manualmente, debba solamente aspettare che la macchina secondaria diventi disponibile. Altrimenti, evidentemente, è sempre possibile manualmente lanciare i processi che sappiamo sono necessari per la nostra attività. Ecco, con questa funzionalità, Luca, e con questa funzionalità di switchover, io posso quindi approfittare, diciamo, di mettere in stand-by la macchina principale passando il ruolo alla macchina secondaria e fare manutenzione sulla stessa, cioè fare degli aggiornamenti applicativi o quant'altro. Esatto. Questa è una cosa che viene sfruttata, perché nel caso, per esempio, di una sostituzione di una scheda sulla macchina principale, di un aggiornamento, di una modifica del release, applicazione TTF, eccetera, è possibile utilizzare questa funzione di switch manualmente e fare le proprie attività, dopodiché ripristinare il tutto senza perdere dati e senza che gli utenti restino fermi. Per cui il concetto è sempre mantenere il servizio sempre più alto possibile, in maniera che gli utenti quasi non si accorgano del passaggio tra una macchina e l'altra. Ecco, chiaramente una volta che abbiamo capito che i dati sono allineati e che abbiamo la possibilità di gestire una macchina secondaria come macchina principale nel caso di un evento infausto, dobbiamo anche capire come essere sicuri che se dovesse succedere siamo allineati e abbiamo tutti i dati che ci servono e non ci troviamo brutte sorprese. Allora, nel prodotto è stato di base sviluppato un sistema di monitoraggio che consente di controllare la differenza tra le due macchine, vedere se le due macchine non sono allineate, vedere se ci sono dei processi che non funzionano, magari sono piantati, eccetera. Però abbiamo utilizzato il Nagios, che è un software open source molto famoso per il controllo e il monitoraggio di server. Abbiamo utilizzato lo standard NRPE, che è praticamente il Nagios Remote Plugin Executor, per cui sviluppando un client da installare anche questo come fosse un programma su licenza sulla S400 e
Questo si occupa di comunicare con l'API del sistema operativo e andare direttamente a interrogare i dati che ci interessano. Questo perché così facendo le prestazioni sono altissime, cioè parliamo di millisecondi rispetto a fare una chiamata dall'esterno e fare la stessa cosa che prenderebbe molto più tempo. Per cui abbiamo questa console che ci permette di controllare interamente un S400. Possiamo, qui vedete che c'è TSA Source, TSA Target, che sono due macchine di test che abbiamo messo qua nella prova. Possiamo controllare sia la parte TSA che la parte della S di per sé, per cui non so, qui potete vedere che c'è un check della CPU, c'è il check dello spazio, il ping per vedere se la macchina è attiva, eccetera. E in più possiamo andare a fare dei check specifici sulla parte dei giornali, per cui in questo caso controlla, non so se si riesce a vedere, ma comunque qui ci sono tre giornali, vengono analizzati, lette le voci, dato l'ok, eccetera. Tutto questo chiaramente manda le solite mail, manda gli avvisi. Se ci fosse qualche problema, qua ci sarebbe chiaramente il rosso invece del verde. Questo è una serie di parametri di questo tipo di controllo che dopo chiaramente può essere messo in grafica per gli amanti dei grafici, può essere esportato e può essere fatto tutto quello che serve anche per quanto riguarda eventuali controlli di sicurezza, GDPR, eccetera. Con la domanda che viene fatta spesso, Luca, quanto impegna in termini di manutenzione questo prodotto? Cioè, diciamo, è oneroso? C'è bisogno di dedicare molto tempo? Allora, tendenzialmente, una volta installato correttamente e fatto il primo check, dopo il prodotto lavora da solo. Il monitoraggio garantisce la sicurezza, nel senso che se ci dovesse essere qualcosa che per qualche motivo non va a buon fine, ci segnala o con il rosso, con email o con un SMS, tutto quello che si vuole, il possibile problema, ma in teoria, in termini di manutenzione, non c'è da fare nulla praticamente. Il Nord Servizi offre questo prodotto, ma offre anche il supporto dal punto di vista sistemistico e di data center, e lo propone sia in licenza on-premise sia in licenza a canone. Per cui spesso ci sono clienti che hanno un solo S400 oppure ne hanno due, ma il secondo è molto molto vecchio, per cui per i motivi che dicevamo prima probabilmente non utilizzabili. Nordest Servizi nel suo cloud ha delle macchine virtuali S400 che all'occorrenza può dare in gestione come macchine IDR, per cui gli scenari a questo punto diventano o tutto nell'azienda del cliente, per cui il cliente ha già due iSeries o in locale o delocalizzati, o uno presso di lui o il secondo presso un'altra sede, e per cui nel momento in cui la S principale diventa indisponibile, nel disegno qua si vede gli utenti vengono dirottati sulla macchina secondaria. Una volta ripristinato il sistema, tutti i dati vengono sincronizzati, tutti i dati chiaramente aggiornati dal momento del failover della prima macchina fino al momento dello switchback, e gli utenti ricominciano a lavorare sulla macchina principale. Altrimenti c'è uno scenario misto, per cui la macchina invece di essere in azienda può essere in un data center, in un cloud, una macchina virtuale, eccetera, stesso discorso. E la cosa che a me piace di più è questa, cioè praticamente tutto in cloud. Allora a quel punto abbiamo magari la macchina principale in un data center, la macchina secondaria in un altro data center, per cui massima connettività
tra i due server, massima affidabilità perché i data center sono i posti migliori dove mettere le macchine di solito, e il funzionamento chiaramente è sempre lo stesso. Nel momento in cui la macchina principale è indisponibile, gli utenti dirottano sulla macchina target, al ripristino della macchina principale le differenze vengono riallineate. Per cui il motivo per poter scegliere questo prodotto è che il funzionamento è indipendente dal modello di macchina. Allora, l'unico vincolo, come dicevo, di non andare con un sistema operativo più vecchio della 5.4, però teniamo conto che già la 5.4 è parecchio datata. Il prodotto utilizza quasi esclusivamente le risorse della macchina target, per cui non appesantisce il lavoro della macchina di produzione, tende ad eliminare i tempi di inattività, per cui se non c'è una grossa coda di dati, perché magari la connettività crea problemi, la replica è pressoché istantanea, per cui anche lo switch tra i due sistemi diventa istantaneo e per questo garantisce una continuità di servizio. È semplice da installare e da gestire, perché fondamentalmente l'installazione fa praticamente tutto. L'unica cosa demandata all'utente è la definizione degli indirizzi IP, che di solito vengono scelti degli indirizzi di servizio per mettere in comunicazione le due macchine, e scegliere gli ambienti da replicare. Permette di fare sia il solo backup che anche il mirror back, come abbiamo detto, per cui alta affidabilità per i sistemi S400, replica tutti gli oggetti, per cui siamo sicuri che dall'altra parte, nel momento in cui switcho, gli utenti trovano tutto quello di cui hanno bisogno. Posso segmentare le repliche, per cui posso creare degli scenari diversi a seconda degli applicativi che ho sulla macchina, per cui ripetiamo che ho ottimizzato massima velocità ed efficienza. E grazie al monitoraggio posso andare a occuparmi di lui solamente nel momento in cui ricevo una notifica, perché altrimenti funziona senza grossi problemi. Il monitoraggio mi consente di dare un'occhiata sia alla parte TSA e anche a tutto l'AS. Bene, io avrei anche concluso. Mauro, forse hai... Sì, scusate. Ecco, sì, questi sono i nuovi... C'è una domanda, Luca, che è arrivata. Sì. Una domanda che chiede: come viene gestito il cambio di IP per permettere agli utenti di puntare il nuovo sistema? È con un DNS. La configurazione dei client su PC? Sì, con DNS, per cui per farlo autonomamente bisogna mettere in DNS e cambiare il DNS per fare in modo che il nome, non lo so, AS400, invece di puntare all'IP1, punta all'IP2. Altrimenti, chiaramente, bisognerebbe definirli tutti e due nel client access, per farci un esempio, e dire all'utente seleziona il secondo indirizzo. Però se esiste un server che fa Active Directory o c'è un DNS interno, basta gestirlo col DNS. Ok, un'altra domanda che è arrivata è se Duplo è inserito tra le soluzioni IBM. Sì, sì. Si fa parte delle soluzioni certificate, quindi gode anche di quelle che sono le campagne commerciali o quant'altro. Allora, commercialmente adesso non sono forse la persona adatta, però è inserito tra le soluzioni IBM. Sì, 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 posso garantire che anche commercialmente, diciamo, che gode dei vantaggi delle soluzioni certificate da IBM. Ok, non mi sembra ci siano altre domande. Casomai se arrivano nel frattempo le evidenziamo. Io volevo solo segnalarvi il prossimo webinar che abbiamo in programma come Nord Servizi,
che è un webinar diciamo, di parte formativa, quindi non riguarda specificatamente l'ambiente S400, ma riguarda bensì la governance IT. E sappiamo di quanto importante sia gestire l'ambiente IT con delle best practice di riferimento. E in questo webinar tratteremo in particolare il discorso della business continuity e del disaster recovery, per collegarci anche a quello che è il nostro prodotto, la soluzione che vi ha presentato oggi Luca Quassin. Quindi vi aspettiamo il 7 settembre, no, 7 ottobre, c'è un errore sulla slide, webinar per quanto riguarda appunto l'IT Governance con Cristiano Di Paolo, che è uno dei nostri docenti della nostra Accademia interna. Vi ringrazio tutti per la partecipazione. Per qualsiasi verifica, approfondimento, questi sono i nostri riferimenti, quindi scriveteci e noi saremo a vostro servizio. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie. Ecco, faccio una brevissima chiosa finale, quindi ringrazio Nordest Servizi, Mauro e Luca. Tutto il materiale e il video verranno resi on demand, in modo che avete tempo fino alla fine dell'anno, ma fatelo anche prima, chiaramente. Potete andare a chiedere approfondimenti nei loro stand, potete fare chat, potete richiedere ulteriori approfondimenti e ci stiamo inventando qualcosa anche per fare, diciamo, delle riprese di questi incontri. Quindi dobbiamo assolutamente. C'è ancora una domanda, mi dice la regia, prova a guardare Mauro. Ah sì, è arrivato adesso. Buongiorno, ci sono alcuni oggetti che non possono essere replicati o si possono includere tutti gli oggetti esistenti? Inoltre, è possibile replicare anche job schedulati, configurazioni, net server, indirizzari, eccetera? Allora, tendenzialmente sì, difatti prima l'abbiamo detto, le schedulazioni, gli utenti, gli oggetti, gli spool di stampa. Dopo, nel caso la persona avesse delle necessità particolari, magari se ci scrive, vediamo che cosa gli serve. Comunque la maggior parte delle parti di oggetti vengono assolutamente replicate. Bene. Assolutamente, cioè dobbiamo continuare questi incontri. Oggi è l'inizio, mettiamo in moto la macchina e diffondiamo cultura e vedrete che i clienti hanno fame, hanno tante esigenze, no? Quindi bisogna ascoltarli e metterli nelle condizioni di avere un interlocutore affidabile, perché poi bisogna trovare interlocutori seri, affidabili. Ho visto il vostro gruppo, è un gruppo molto interessante, molto vasto, ben radicato. E credo che queste siano oggi le richieste di un partner. Io vi ringrazio ancora infinitamente, andiamo avanti con gli online days e soprattutto sconfiggiamo questo Covid e torniamo veramente a una vita non come prima, migliore di prima. Migliore di prima. Un Giusto. sacro augurio. Ciao Guglielmo, Grazie a voi di ciao. cuore, grazie, Grazie, ciao. buongiorno.